Buongiorno a tutti, sono il dottor Mauro Colaiacomo, direttore sanitario della Clinica Veterinaria Ponente di Genova. La mia storia professionale inizia negli anni Ottanta, quando era abbastanza scontato che un giovane veterinario cercasse di conquistarsi col tempo clientela ed esperienza, verificando sul campo le proprie capacità. Erano anni in cui l'offerta formativa era assai limitata. E si poteva migliorare la propria preparazione teorica solo sui testi, per lo più quelli in lingua inglese, e quella pratica se si aveva la fortuna di frequentare l'ambulatorio di colleghi più esperti. Però erano anni fecondi, con molto ottimismo e nei quali era in forte crescita l'attenzione per i piccoli animali. Negli anni 90 ho avuto la fortuna di seguire da vicino quelli che considero siano stati i miei maestri, fra questi il dottor Ferretti, grande ortopedico, e il dottor Bagnasco, un vero precursore nell'approccio all'avanguardia nel campo della chirurgia. Sono stati gli anni in cui ero presente a tutti i corsi e i congressi organizzati dalle varie società culturali, dall'ortopedia alla neurologia, dall'oculistica alla dermatologia. Pur non trascurando la clinica, la chirurgia è stata a lungo il mio terreno preferito e mi ha consentito di conquistare, oltre che clientela, anche le referenze di molti colleghi. Poi, diciamo, dal 2000 in poi è cresciuto in me il desiderio di approfondire anche materie che avevo un po' trascurato e che però si erano molto sviluppate. Ho avuto la fortuna di frequentare il master in cardiologia organizzato dal professor Borgarelli all'Università di Torino, che è stato per me un'esperienza folgorante, anche perché fra i docenti c'erano figure d'eccezione come i dottori Santilli, Bussadori, Dagnolo, Chiavegato, Tarducci, lo stesso Borgarelli, oltre a docenti stranieri molto famosi. Sull'onda dell'entusiasmo ho poi frequentato e ottenuto il diploma nei master di diagnostica per immagini dell'Università di Pisa, nel master di medicina interna all'Università di Parma e ultimo quello in oncologia che ho terminato ad ottobre del 2019. Dal piccolo ambulatorio aperto nel 1983, la struttura è cresciuta con me, ampliando nel tempo gli spazi ed aumentando il numero dei collaboratori. Nel 2008 è stata trasferita nei più ampi locali dell'attuale Clinica Veterinaria Ponente, che è dotata di un reparto per la degenza e per la terapia intensiva e che è dotata di tutte le attrezzature per la chirurgia endoscopica, l'ortopedia e la diagnostica per immagini, fino all'acquisto della TAC nel 2016, che attualmente è stata sostituita da una più moderna 16 strati. Con lo sviluppo dell'attività, l'incremento della clientela e l'aumento del numero dei collaboratori, sono aumentate le incombenze sia giuridiche che amministrative e le responsabilità come datore di lavoro e come direttore sanitario. Per cui mi è apparso evidente che, nonostante l'aiuto dei collaboratori più stretti, mi mancava il tempo e l'energia per poter affrontare e dedicarmi agli aspetti emergenti della professione veterinaria, in particolare il marketing, un management ad ampio orizzonte, e oltre allo studio di nuove strategie e di nuovi settori di attività come lo stesso pet corner, la fisioterapia, l'organizzazione di eventi che potessero promuovere l'immagine della clinica. Avevo bisogno di un partner che avesse mezzi, entusiasmo, capacità di visione prospettica, un partner lungimirante. Così, quando è arrivata Blue Vet che mi ha offerto tutto questo, non poteva che nascerne un sodalizio. E ora sento una forza che mi sostiene e che ci porterà lontano. I nostri collaboratori devono potersi sentire parte di una famiglia all'interno della quale sentire guida e protezione, ma che gli consenta di crescere professionalmente.
Chi lavora con noi deve avere la possibilità di mettersi alla prova sul campo, sempre però sentendosi parte di uno staff di cui sentire la professionalità e la disponibilità. Tutto questo senza trascurare gli aspetti di un trattamento economico che sia gratificante e che allontani qualsiasi sospetto di essere sfruttati. Mi aspetto che sappiano apprezzare le opportunità che gli vengono fornite e mi piace l'idea che possano, con buona volontà, essere loro i veri artefici della storia ancora da scrivere di Clinica Veterinaria Ponente Blu Vet.